Siamo allo sport, parliamo di calcio, segnatamente del Pescara. Il mercato, scontate le partenze di Squizzato e Tuniov, a metà campo la certezza è D'Agasso, tutto fermo con il Palermo per Damiani, assai gradito a Baldini. Da ieri a Palena anche il 2006 Zeppieri, il Pescara dunque un cantiere aperto. Abbiamo detto delle partenze più o meno scontate, insomma, di Squizzato che piace alla Rus, club danese, di Tuniov che ha mercato all'estero. Baldini è entusiasta di D'Agasso, il classe 2004 e la certezza del reparto nevralgico, tanti sondaggi da parte di club di categoria superiore, ma almeno in questa stagione D'Agasso non si muoverà, sarebbe senza dubbio saggio per la maturazione del ragazzo cresciuto nel vivaio biancazzurro. Non ci sono sviluppi circa la trattativa col Palermo, come dicevamo, per il mediano Samuele Damiani. Già le dipendenze di Silvio Baldini nell'11 rosanero siciliano, promosso in B al termine della stagione 2021-22, in difesa appare scontato l'arrivo dello svincolato Alessandro Tuia, fedelissimo del DS Pasquale Foggia, che lo prese dalla Salernitana e lo portò a Benevento nell'estate 2018. Ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, è solo questione di giorni, approderà in biancazzurro con 4 anni di ritardo, era già stato trattato nel 2020 subito dopo la promozione in A del Benevento. Tra domani e martedì finalmente arriverà a Palena il terzino destro belga Mats Lemmens, che oggi terminerà con il Lecce il ritiro in Austria, operazione a titolo definitivo, manca dunque solo l'ufficialità. Da ieri in ritiro, come dicevamo, anche l'attaccante Michael Zeppieri, che ha superato le visite mediche, classe 2006, 13 reti nell'ultimo campionato Primavera 2. L'italo canadese ha assaporato la gioia dell'esordio in C lanciato da Zeman lo scorso 27 gennaio nel confronto casalingo con il Sestri Levante.